Io darei la parola a Deborah Bergamini, che inaugura appunto gli interventi e ci spiegherà meglio, perché questa iniziativa, perché poi un'iniziativa europea. Grazie Laura, ringrazio moltissimo davvero tutti voi per aver voluto partecipare a questo incontro. In effetti è un po' insolito il palcoscenico del Festival del Cinema di Venezia per un evento che parla di violenza alle donne e che vede insieme istituzioni ma anche società come Google, e poi vi spiegheremo che cosa succede insieme a Google. È insolito, ma è stata una scelta naturalmente pensata e voluta, perché intendiamo con questa iniziativa dare il massimo della visibilità alla urgenza di tenere alta, più alta che mai, l'attenzione sul tema della violenza alle donne, in particolare sulla violenza domestica. Il fenomeno della violenza domestica contro le donne non è in diminuzione, è in aumento preoccupante. Ed è un fenomeno che per il 95% dei casi di violenza fra le pareti domestiche non viene denunciato. Le donne continuano ad avere paura di denunciare le violenze che subiscono a casa, non solo di denunciarle, ma anche di parlarne con chi che sia, perché quasi il 40% delle donne che subiscono violenze da un partner non ne parlano con nessuno. E allora abbiamo ritenuto che fosse necessario, accendere l'attenzione sul ruolo che i media, accanto al lavoro delle istituzioni che sono chiamate con l'iter legislativo a contrastare questo fenomeno con estrema fermezza, il ruolo che i media hanno di grandissima responsabilità e di grandissimo valore. E abbiamo cercato, nell'occasione di questo evento, nella cornice del Festival del Cinema di Venezia, di mettere insieme le tre piattaforme che hanno la maggiore forza nell'aiutare le istituzioni a contrastare la violenza contro le donne. Il cinema, naturalmente, con la portata e la potenza del suo linguaggio artistico, la televisione, con la diffusione che ha, e poi le nuove piattaforme che naturalmente interessano, tanto per cominciare, le generazioni più giovani. Quest'anno ricorre il 60° anniversario del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è l'istituzione europea più antica, raccoglie 47 paesi e da sempre, si occupa prioritariamente di tutela dei diritti dell'uomo. Negli ultimi anni il Consiglio d'Europa è stato particolarmente attivo proprio in una campagna coordinata fra i 47 paesi di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza contro le donne e in particolare alla violenza domestica, che prende tantissime forme. Per esempio anche quella delle privazioni economiche. Non è vero che con l'emancipazione delle donne, che c'è stata in questi ultimi decenni, è diminuita la violenza. Al contrario. Però io adesso non voglio spingermi a fare analisi sociali. Dico soltanto che insieme al Consiglio d'Europa, la delegazione italiana in Consiglio d'Europa, la Camera dei Deputati italiana, ha pensato di ospitare questo evento chiedendo l'aiuto della Biennale, del Festival del Cinema, per parlare in modo, se possibile, un po' nuovo di quanto i media possono fare. Voi periodicamente vedete passare in televisione gli spot istituzionali che il governo italiano fa sulla violenza contro le donne. Naturalmente questi spot non li facciamo solo noi, li fanno tutti i paesi in Europa, perché si sa che questa ferita sociale cresce, su di essa bisogna vigilare, bisogna contrastarla in tutte le forme. Allora, abbiamo pensato di far parlare le immagini e abbiamo chiesto a tutti i paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa di mandarci gli spot istituzionali che sono stati passati in onda, che sono andati in onda sulle televisioni di Stato, perché queste sono campagne che di solito sono bellissime, evocative, passano per un tempo ristretto in televisione e poi finiscono nel dimenticatoio, in qualche cassetto. Noi invece riteniamo che, siccome il messaggio è naturalmente più vivo che mai, pensiamo che esse abbiano un valore. Allora abbiamo chiesto ai governi dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa di mandarci questi spot e li abbiamo raccolti. E grazie al contributo di Cinecittà, poi il dottor Sovenna magari ne parlerà, li abbiamo montati, li abbiamo messi tutti insieme per cercare di dare anche una misura visiva di quello che è stato fatto in questi anni attraverso appunto la piattaforma televisiva. Ho poi detto che l'incontro è tra tre piattaforme diverse. E quindi parleremo ora della terza, Internet. La Camera dei Deputati, il Consiglio d'Europa e Google, o meglio, se posso essere più precisa, YouTube. Che cosa è successo? Che noi abbiamo pensato che proprio per il fatto che le nuove piattaforme attirano il pubblico più giovane, ci è venuto in mente di lanciare un concorso.
Ed è molto semplice questo concorso. Attraverso YouTube, con la costituzione di un canale dedicato che si chiama Action for Women, Azione per le Donne, così l'abbiamo voluto chiamare, la Camera dei Deputati e il Consiglio d'Europa, come vi dicevo, hanno proposto di lanciare un concorso per giovani registi, per chiunque abbia voglia di produrre un corto cinematografico creativo, originale, sul tema della violenza contro le donne. E questo concorso naturalmente vedrà proprio gli youtubers. E come vi dicevo, questo concorso prevede poi una selezione proprio degli youtubers, degli utenti di YouTube che con il loro voto decideranno chi vincerà. Chi vincerà questo concorso? Il primo premio di questo concorso prevede la proiezione speciale del corto vincente al Festival del Cinema di Venezia l'anno prossimo. Il secondo e il terzo classificato invece vinceranno due stage presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La giuria di questo concorso è una giuria che veramente ho l'onore di poter elencare, perché nella giuria sono presenti, presieduta dal regista Jacob van Dormael, che ringrazio di essere qui, sono presenti Giuseppe Tornatore, Francesca Comencini, Roberta Torre e anche la regista russa Renata Litvinova. Quindi, come vedete, questo non è un concorso figurato, questo è un concorso nel quale ci si misura con il voto degli utenti e con una giuria di altissimo livello internazionale. E quindi è un concorso vero, nel quale si chiede, attraverso le nuove tecnologie, ai giovani, ma ripeto, non soltanto ai giovani, perché non ci sono vincoli per partecipare a questo concorso che è aperto agli 11 paesi europei nei quali la piattaforma YouTube è presente, chiunque può misurarsi realmente nella produzione di un prodotto cinema che parli di violenza alle donne e di come contrastarla. Aggiungo soltanto un'altra cosa, poi magari torneremo a parlarne. Abbiamo cercato anche di sfruttare questa circostanza, questa collaborazione, per fare un sondaggio tra gli youtubers, proprio ancora in questo canale dedicato. Un sondaggio per misurare, ovviamente non ha rilevanza statistica questo sondaggio, però misura il grado di coscienza e di conoscenza del problema legato alla violenza domestica, alla violenza contro le donne, di tutti coloro che viaggiano sulla piattaforma YouTube, che sono presenti sulla piattaforma YouTube. Quindi anche da lì ci verranno indicazioni importanti e coinvolgenti. Qual è la cosa bella di questo concorso? È il fatto che per una volta si parla di violenza sessuale o di violenza domestica non in modo unidirezionale, non sono le istituzioni che parlano al pubblico il quale guarda, come succede sul mezzo televisivo, e pensa e si ricorda di questo tema, ma abbiamo fatto un passo in avanti perché c'è una compartecipazione reale. Chiunque deciderà di partecipare a questo concorso, o perché manderà il suo corto, o perché diffonderà quei corti e li inoltrerà ad altre persone che vuole che lo vedano, o chi voterà a questo concorso, o chi risponderà al sondaggio, chiunque si farà veicolo diretto della diffusione di questo problema, chiunque si farà portatore di un passaggio supplementare per tenere sempre alta l'attenzione sul tema della violenza contro le donne, che non è mai abbastanza alta. Da questo momento è già online sul sito della Camera, www.camera.it, sia il link del canale che YouTube ha aperto, Action for Women, sia la playlist che prima vedevate passare, con tutti gli spot istituzionali televisivi che abbiamo raccolto attraverso il Consiglio d'Europa. Sono veramente documenti pregevolissimi, di grandissimo valore artistico, oltre che di grandissimo valore sociale. Io veramente vi incoraggio ad andarli a vedere. Stasera nel